Angelo De Marco è il nuovo sindaco di Salento e il giovane dottore in legge si aggiudica la guida del consiglio comunale, nel quale rientra anche il sindaco uscente Gianfranco Scarpa, con il 56,31%. Il 26,8% è andato a Sandro Tortorella, il 17,6% a Guglielmo D'Apolito. Il fronte dell'opposizione si è infatti presentato frammentato in due liste. Sì, erano diversi anni che non si verificavano tre liste nel nostro comune, però la verità è stato un successo molto ampio e forte della coalizione politica che apparteneva all'amministrazione Scarpa, che si è trovato in 4-5 membri che hanno voluto partecipare e mettere la faccia in prima persona in questa campagna elettorale. Quindi partivo da una base solida e il successo si è visto. Che nei comuni in cui c'era l'alternanza del sindaco si è spaccata non praticamente la coalizione del sindaco uscente, ma l'opposizione Esatto, si è. sì. Si è spaccata la coalizione, noi abbiamo puntato compatti, siamo andati dritti per la nostra strada e quindi il successo era stato quasi inevitabile. Quindi può capitare pure che Sì. casomai i prossimi sindaci saranno i sindaci delle tasse locali, purtroppo. può essere, però purtroppo i piccoli comuni soffrono, non hanno un'ampia entrata finanziaria, quindi devono basare il proprio futuro proprio sul finanziamento. Cercheremo di collaborare con l'amministrazione provinciale e regionale per ottenere quanto più possibile per cercare di rendere vivibile e non fare espatriare i giovani da Salento. Una domanda prettamente politica, è già pronta almeno in theory la giunta, cioè almeno in teoria? L'idea c'è, però io voglio che tutti i componenti dell'amministrazione cioè collaborino con la giunta e quindi sarà una giunta tra virgolette allargata. Quali sono i primi atti che farà il sindaco De Marco? Beh, i primi atti ho un po' di pulizia nell'ambito intercomunale delle strade e poi subito la convocazione del consiglio per gli assessorati, per il giuramento e quindi formalità, puramente formalità. Primo consiglio già Sì, fissato. il primo consiglio è il 18 giugno alle ore 19.